Sport 24 bentornati, nuova puntata di Euro Tour in versione Qatar 2022. È un piacere ritrovare un amico del nostro canale, il giornalista di Total Sport Francesco Domenighini. Ciao Francesco, bentornato. Sono contento di ritrovarti. Ciao Andrea, è sempre un piacere venire qui con te a parlare di calcio. E allora iniziamo dall'ultimo match, quello di ieri sera. Come si può analizzare la vittoria di misura dell'Argentina sull'Australia? Partita che sembrava in ghiaccio dopo il 2-0, e invece ha regalato un finale palpitante. Beh, è stata un'ottima Argentina secondo me. La partita che è stata quella della svolta per l'Albiceleste è stata la seconda, quella col Messico. Dove con un colpo da biliardo di messe è riuscita a scacciare un po' le paure della prima partita della sfida con l'Arabia Saudita? Stiamo comunque parlando di un'Argentina che ha delle pressioni addosso, probabilmente anche superiori rispetto al suo reale valore, in particolar modo se viene paragonata a Brasile e a Francia. Però il fatto di avere un Lionel Messi così in forma, avere un Angel Di Maria che può risolvere le grandi partite, mette grande persone all'Argentina e questo secondo me lo ha pagato molto all'inizio. Quel gol col Messico ha cambiato tutto. Già con la Polonia avevamo visto una bella Argentina. Ieri secondo me il risultato è bugiardo e il rischio di andare supplementari sarebbe stata la beffa delle beffe perché l'Australia fa una buonissima partita, secondo me Arnold l'ha impostata bene. Doveva giocarli in maniera difensiva, poi ovviamente si è scoperto dopo il 2-0. Certo è che negli ultimi 20 minuti, voi anche per degli errori eh, abbastanza banali di Lautaro Martinez, l'Argentina non è riuscita a chiudere la partita e quindi a un certo punto ha avuto, Stava per avere la beffa delle beffe. Però io credo che questa Argentina sia cresciuta moltissimo nelle ultime due partite, anche ieri ha dimostrato di, di meritare la vittoria. E adesso uh, inizia il primo vero grande ostacolo ai quadri di finale, però questa Argentina mentalmente si è rialzata dopo l'inizio shock. Si osannano sempre i colpi dei fuoriclasse, ma io provo a ribaltare questa visione. Quanto pesa la parata nel finale di Martinez? Perché poi il 2-2, mm, non so come si mettevano le cose. Allora, diciamo che probabilmente i supplementari con un Australia, con un 4-2-4, difficilmente sarebbe riuscita a tenere il, il risultato però devo dire che sarebbe stato clamoroso anche perché poi arrivi nella gara, alla gara con l'Olanda con 30 minuti in più eh, nelle gambe che tra l'altro in questo mondiale con questi maxi recupero è probabile che i supplementari facciano, diventino un, un tempo superiore quindi è stata un una grande parata quella del tipo Martinez si dimostra ancora una volta un portiere che in nazionale è estremamente affidabile è riuscito a panchinare anche dei portieri di primo livello Ricordiamo soprattutto l'anno scorso con Musso Che sembrava essere il titolare designato E poi è stato preferito Emiliano Martinez e Credo che sia anche una doppia vittoria dei Martinez Perché se abbiamo già criticato prima Lautaro per gli errori sottoporta Oltre Milano Martinez C'è da fare tanto di cappello anche alla chiusura difensiva di Fanno Lisandro Martinez, Martinez. E lì è stato veramente un colpo da campione che ha salvato l'Argentina dal, dal 2 a 2. Certo. Indubbiamente si è detto tante volte che l'Argentina è una squadra molto forte in attacco, media in, eh, a centrocampo e rivedibile in difesa. Ieri però la difesa e il portiere sono stati determinanti per il passaggio del turno. Fino a dove può spingersi secondo te, Albi Celeste? Allora, secondo me eh, il valore dell'Argentina rientra subito sotto le due grandi favorite che sono Brasile e Francia. Quelle sono le due squadre più complete perché pur continuando ad avere infortuni praticamente da tre mesi a questa parte Brasile e Francia continuano ad avere dei ricambi che comunque sono fortissimi e gli permettono di mantenere un livello molto alto della rosa. Eh, L'Argentina si sta, secondo me, subito dietro. Il problema, o meglio, la fortuna dell'Argentina è di avere un Lionel Messi in eh, splendida forma, che sa di essere al suo ultimo mondiale e sta dimostrando di essere il vero e proprio trascinatore dell'Argentina. E rispetto agli altri anni in questa edizione del mondiale, e lo abbiamo già visto in Copa America l'anno scorso, la nazionale è formata da tantissimi giocatori molto giovani. Che sono cresciuti con il mito di Lionel Messi e quindi vedono in Messi il, il, il loro fare, il loro punto di riferimento. Addirittura Paredes, l'altro giorno, ha pubblicato una storia su Instagram dove eh, si vedeva Messi grande con lui, Romero, De Paul e Julian Alvarez bambini, e, e Messi che li portava, che li prendeva in mano. E poi con la foto, subito dopo, Messi un pochino più invecchiato e loro che erano cresciuti e che sostenevano Messi. Quindi questa forza dell'Argentina è sicuramente la squadra più unita di tutto il mondiale e ha il miglior giocatore di tutto il mondiale perché finché giocherà a Lionel Messi sarà sempre il numero uno al mondo e soprattutto quando è in questo stato di forma. Quindi l'Argentina può vincere il mondiale grazie a Messi e al gruppo che, che si è formato. La miglior Olanda eh, di questa competizione, eh, perché gli Orange non avevano poi entusiasmato eh, in tutte le gare del girone, piega 3-1 gli USA e vola ai quarti. Che match è stato quello di ieri? Beh, finalmente si è vista la vera Olanda, però era un qualcosa che io mi aspettavo perché già nel 2014, se escludiamo la prima partita dove l'Olanda vinse 5-1 con la Spagna e anche e soprattutto nel 2010 quando l'Olanda con Van Marwijk arrivò in finale, la fase a gironi era sempre stata molto tentennante da parte dell'Olanda, perché comunque è una nazionale che già allora era diciamo, in un'epoca d'oro della, della sua storia, ma stiamo parlando comunque di una nazione molto piccola, quindi è difficile avere un 11 titolare di alto livello e avere anche delle riserve di altissimo livello quindi l'Olanda all'inizio deve sempre cercare un attimo di dosarsi per poter arrivare fresca nel finale ma aspettavo una bella Olanda, c'è stata una bella partita ha rischiato tanto perché questo è innegabile io continuo a non essere molto convinto della scelta di Fangalle di la, panchinare De Ligt e De Vrij in favore di Ake e Timber però effettivamente per una difesa a tre sono due giocatori che riescono a svolgere meglio il ruolo di centro-destra e di centro-sinistra. Però in questo modo Van Dyke risulta essere spesso solo al centro della difesa e anche ieri gli Stati Uniti hanno sbagliato diverse palle-gol che avrebbero potuto cambiare la partita. Credo però che ci sia stata la svolta dell'Olanda, credo che non la, non la vedo tra le favorite. Eh, se gli ottavi otta di finale dovessero andare... Eh, secondo pronostico, in realtà nei quarti di finale, nello slot delle prime otto la vedo come l'ottava o la settima, comunque si gioca all'ultimo posto con la Croazia, eh, però è una squadra rognosa: una squadra ostica. E io nella partita con l'Argentina, non mi aspetto un calcio champagne, mi aspetto una partita molto tattica e molto fisica. Gli arancioni quindi non hanno, secondo te, le carte in regola per puntare al titolo, anche perché il Santone Van Gaal ha detto di essere arrivato in Qatar per giocare sette partite. Quindi vuole giocarsi il match per, per la Coppa. Ma diciamo che non sarebbe clamorosa una vittoria dell'Olanda perché rientra in quelle squadre mh, ricche di talento, però è un outsider. Sicuramente l'Olanda rientra. Eh, per, nel, negli ultimi slot delle squadre che si possono contendere il mondiale è stata anche sicuramente agevolata da un uh, girone iniziale non certo proibitivo. La sfida con gli Stati Uniti secondo me però non era così semplice, soprattutto per quello che abbiamo visto da parte degli USA nella fase a gironi ed era una squadra molto compatta, molto attenta in difesa. Quindi riuscire a fare tre gol con gli Stati Uniti vuol dire che. Offensivamente parlando, l'Olanda ha le idee chiare, lo ha dimostrato anche ieri, perché non ha creato tantissime palle gol Turner non ha dovuto fare grandi interventi, però quando l'Olanda riusciva a spingere si vedeva che era una squadra che sapeva dove i vari giocatori dovevano essere in quel momento e si sapeva trovare davvero molto bene. Quindi non, io non credo che questo Olanda possa vincere il Mondiale, però eh, per l'Argentina e se dovesse battere l'Argentina.. Andando avanti nel mondiale sarà un avversario molto complicato per tutti. Chiudiamo con un'ultima battuta. Altri due match. Tra poche ore, Francia, Polonia, Inghilterra, Senegal. Che cosa ci aspettiamo? Allora, parto dalla partita delle 16. Con Francia, Polonia. Non do speranza alla Polonia, perché secondo me è la squadra delle 16 qualificate che si è qualificata nel peggior modo in assoluto. Non c'è stata una partita sufficiente della Polonia non posso considerare positiva neanche la vittoria contro l'Arabia Saudita la Polonia ha avuto solo un gra una grande fortuna, cioè di aver avuto in porta quello che attualmente in questo mondiale si è rivelato il miglior portiere in assoluto, perché senza Szczesny con qualsiasi altro portiere la Polonia sarebbe già tornata a casa in questo momento, però non si può continuamente affidare a Szczesny è una squadra che ha un grosso potenziale d'attacco con Lewandowski con Milik, con Piontek e non lo sa sfruttare. La qualificazione è puntata fin da subito a non prendere gol con l'Argentina e non farsi ammonire i giocatori. Io credo che questa nella partita di oggi contro la Francia con questa Francia, io penso che veramente finirà tanto a poco. Poi il calcio è bellissimo perché magari poi passerà la Polonia o sarà una partita equilibrata. Però io la Polonia nella fase a gironi tra le 16 qualificate è quella che ho visto in assoluto meno organizzata. Da un punto di vista di idee calcistiche e tattiche, invece Inghilterra-Senegal la vedo molto equilibrata come partita. Io continuo a sostenere che l'Inghilterra è stata una squadra molto sopravvalutata fin dall'inizio del mondiale. Il Senegal ha avuto bisogno di due partite, di, eh, diciamo per conoscersi meglio, perché è un conto è giocare con Mané e un conto è giocare senza Mané, ha avuto bisogno delle prime due partite per trovare la quadra ma contro l'Equador ha fatto veramente una grande partita contro una squadra che ha fatto vedere del bel calcio contro Qatar e contro Olanda. Quindi credo che il Senegal abbia finalmente trovato la quadra giusta e, e l'Inghilterra secondo me è sempre una mina vagante perché qual è la vera Inghilterra? quella che ha dato sei gol all'Iran o quella che non riusciva a creare pari gol contro gli Stati Uniti? Certo. Io mi aspetto una, una partita che a prescindere da come andrà secondo me non finirà al novantesimo. Va bene, con queste previsioni chiudiamo la nostra chiacchierata. Ringrazio Francesco Domenichini per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Francesco, grazie. Ciao Andrea e ciao a tutti.